Ciao a tutti leoncini, oggi siamo qua in un nuovo video per dare un'occhiata all'ultimo aggiornamento di Apex, l'Heirloom di Horizon e quello che alcuni dicono il nerf del Seer, però non ne sarei poi così tanto sicuro. Andiamo a shoppare l'Heirloom, ragazzi. Let's go. Intanto vi dico, ho praticamente tutti quanti gli Heirloom. Questa skin è fighissima, questo bundle. Questo è l'evento. Quello che faccio io di solito per risparmiare, siccome ho shoppato tutti quanti gli eventi, ho guadagnato dei metalli creazione. Quindi la prima cosa che farò è andare a shoppare, va bene a casissimo, perché tanto so che shopperò tutto quanto, con i metalli creazione, le cose epiche. Questo è se so che shopperò tutto quanto. 8, 16, 24, siamo a posto. E così se ne sono andati tre pacchetti. Dopodiché, offerte evento. Abbiamo i bundle. Acquistiamo dei bundle. I bundle non sono male a livello di... Ti danno la skin più 7 pacchetti Apex e ti fanno risparmiare un pacchetto sostanzialmente. Quindi devi acquistare il primo bundle e poi anche il secondo perché ce ne sono due. E quindi con 7500 monete abbiamo 10 pacchetti su 24. Più due skin, quindi un totale di 12 oggetti sbloccati su 24, che è la metà. Noi in questo caso ne abbiamo utilizzati 3 con i nostri metalli creazione, quindi siamo già a 5 più 10 pacchetti. Quindi dovremmo comprare poi 9, quelli che sono un totale di 9 pacchetti. E direi di farlo già adesso. 3500 monete, siamo a 5. 2100, 3 e un altro 9, l'ultimo. E quindi iniziamo ad aprire, vediamo cosa troviamo di bello. Due leggendari, partiamo già bene. Ok. Questa ero convinto di averla. E invece no. Bene, una leggendaria in più non fa mai male. La skin del Revenant, che direi che non è per niente male. Non mi dispiace. Le skin di questo evento sono carine. E vabbè, la rara del nostro amico Ballistic. Andiamo col secondo pack. Una leggendaria in più ancora. Ok. Questa emote per Rampart è bellissima. Io l'aggiungo subito alla ruota. La skin di Mad Maggie è elegantina. Vai, la equipaggiamo, dai. La utilizzeremo per un po', finché non ci stanchiamo. Ancora, doppia leggendaria. Mica male. Mica male. Esecuzione leggendaria di Lifeline. Ok. Equipaggia instant, che non ce l'avevo. La skin del Volt devo dire che è molto molto carina, mi piace. Mi piace, però non la equipaggerò. Perché noi abbiamo già quella del Battle Pass che secondo me è troppo bella. Andiamo col prossimo pacchetto. Questa qua è andata male, però vabbè. Passiamo una epica per Rampart, non ha neanche senso andare a guardarlo. Anche questo è un pacchettino un po' meh. Però intanto ci sono i metalli creazione, noi ce li teniamo. Oh, questo è quello che volevo. Magari fosse sempre così ad ogni pacchetto. Doppia leggendaria. Ok. La skin del Newcastle. E ovviamente la skin dello Spitfire dell'evento. Mi piacciono queste skin perché sono abbastanza basic. Non troppo dettagliate, ma neanche troppo semplici. A me piace quando hanno una linea semplice, una linea classica. L'emote di Revenant. Ok, I'll take that. Non ne avevo una decente, credo. Lo sticker epico. Mamma mia, che hanno aggiunto gli sticker. Che spesa inutile. Perché? Che cosa inutile che sono gli sticker. Quando mai li guardi gli sticker? Questo gioco. Ok. Leggendaria, l'epica di Ballistic non mi dispiace. Io l'equipaggio. Dai. Questa skin del Mastiff, carina, molto molto carina. Però quella del Battle Pass è quella del Battle Pass. Ok, altra leggendaria. Questa skin della RE45 mi piace un sacco. Via, subito equipaggiata. Là, ma assurdo. Ok. Allora, la skin del Nemesis insta equipaggia perché non ne ho neanche una leggendaria. Quella di Horizon, penosa. Penosissima. Ok. Pacchettino schifo.
Il Sirke sballa. Balla sballa. Ok, non lo equipaggiamo. La skin del Peacekeeper, che però ha il mirino, quello che non mi piace. Però è carina di per sé. Ma noi ne abbiamo già una meglio. Equipaggiata. Ok. Buono, buono, buono. Due rari. Questo è o lo spray... Un po' me. Andiamo a vedere le cose decenti, le leggendarie. Loba con la frangetta da... Ok, da... Sembra un po' una fattona questa frangetta. Non mi piace, è orribile. È epico di Ballistic. E questo? Una posa di Valk. Ok, che vola. Carina, carina. Prossimo pacchetto. Non è che ne rimangono pochi. E dopo andiamo a vederci l'Erlum di Horizon. Allora, raro, epico. E un'altra posa epica di Valk. Ah, qua che piange il casco. Oh, che sad. Go next. Qua andiamo avanti tranquillamente, un po' più veloci. Sfondo universale. Andiamo ancora avanti. La skin di Horizon. Mamma, ma che brutta che è. È proprio brutta. Allora, fino a qua, al collo, ok. E dopo no. E dopo no. Totalmente non approvata. Skin del 3030. Molto lineare. Sembra un fucile vecchio stile. Dai, la equipaggiamo. La equipaggiamo. Non è il massimo. Non è una roba che dici wow. Però, va bene lo stesso. Questo era l'ultimo pacchetto. Invece abbiamo trovato la epica che ci mancava, quella del Devotion. E due metalli creazione rari. E adesso qua andiamo indietro e apriamo lui. Il nostro Heirloom. Ok, allora questo insta equipaggia. Questa insta equipaggia. Questo insta equipaggia. Mio Dio, che bello. L'Heirloom di Horizon è proprio bello. Proprio bello. Allora, segnaliamo tutto come già visto. Allora, vediamo un po' qua. Tra l'altro, il negozio, questa qua, non lo so ragazzi. Quasi quasi, penso che la prenderò. Questa skin qua, penso che la prenderò. Progetto 19, progetto 19. La prenderò solamente perché ho tutte le cose di Ash. Però la prenderò pure questa. Progetto personale, uno sticker. Volendo, invece della skin, potrei prendere anche questa è la scia di lancio. Skin e scia di lancio, invece che prendere anche la skin qua del Rampage. Cioè, carina, sì. No, mi piace effettivamente, ho scritto boom qua. Kiss my Ash. No. Ok, sì, penso lo comprerò. Allora, però non è arrivato, non è questo il momento. Oddio, ma che figata, quando entri in poligono, cos'è sta roba? È nuovo? Comunque best skin di Ash, quella che ho io, mi piace troppo. Allora, cambia leggenda. Ok. Questo è come si muove. Molto carino. Molto, molto carino. Mamma. È bellissimo tirare i cazzotti con sto coso. Vediamo un po' le animazioni. Oh. Ma, oh. No, è bellissimo. Ok. Vediamo un po'. Ma che figata! No, molto carino. Quello l'abbiamo già visto. Questo è rotto. Shish. Ok. Una soffiettina, tac, rimetti su. Oh, guarda che bene, funziona adesso. Dopo c'è altro. Qua lo guarda di nuovo. Qua lo guarda. Questo non funziona. Questa è bellissima. Questa è bellissima.
Ok, penso siano tutte qua, non so se ce ne sono altre, però direi niente male. E sono curioso di vedere dov'era la skin qua del 3030. Ok, non è niente male. Ma what? È bellissimo in realtà. È bellissimo. Aspetta, ma devo prendere munizioni? È molto bello quando miri. Ci sta molto molto carino. Me gusta. Adesso vediamo un attimo lui. Ah giusto giusto giusto. Prima avevano ritoccato anche il Nemesis. Avevano ritoccato tanto vediamo. C'è la skin nuova. Carina. Almeno c'è una leggendaria. Prima non avevo leggendaria sul Nemesis. Ah, fa anche l'animazione. Quella. No, molto molto bella. Allora, questo qua l'hanno depotenziato? L'hanno sistemato un pochino? Allora, spariamo senza tenere il cooldown. Oh mio Dio, ma spara comunque dritto. Andiamo uno un po' più distante. Ok, sì. C'è un po' più di cose. Devi tirarlo giù un pochino. Devi tirarlo giù un pochino. Però spara ancora dritto, dai. Però mi sembra spari un po' più... No. Oddio, mi sembra che abbiamo cambiato chissà cosa. Forse l'hipfire. No, ancora fortissimo. Non hanno fatto niente. Non mi sembra di vedere cambiamenti enormi. È comunque fortissimo. E adesso, l'ultima cosa che andremo a vedere è il nostro amico. Il nostro amico che io spero sempre lo cambino, lo sistemino, lo distruggano, il Sir. Allora, qua vedi cose, no? L'area è comunque ancora enorme, per vedere i battiti. Ah no, questi non sono... Non ha effetto la mia Q su di loro. Bene, perché lo vedi dopo 2 secondi. Cioè dopo pochi secondi scompare. Aspetta, mi prendo la testolina d'oro. Così c'ho la Q. No, mi sa che non sono affetti dalla Q i manichini. Vediamo il lancio della Q. Della ulti. Che sono curioso. Ok, quindi può arrivare fino a là, abbastanza vicino, sommato. Ok. Quindi tu li vedi così. Non li vedi crouchati, classico. Si vede comunque, diciamo. E se sparano li vedi mi... No, com'è che si faceva? I... Come sono qua? Fuoco. Senza limiti. Aspetta, tra l'altro devo mettere anche le impostazioni. Ricariche e munizioni infinite. Sì, così abbiamo le munizioni infinite. Guarda come corrono. La colpi skipper. Ok, vedono solo così, vedono. Ok. Avete visto? Quando sparano c'è il quadratino praticamente. Adesso ci spareranno, ci romperanno le balle per sempre queste cose. Aia, non voglio farvi del male. Non voglio farvi del male, raga. Sì, non è cambiato per niente il Nemesis. È ancora fortissimo. Dove guardi, Tac? Devi spararmi. Ok, e questo è quanto, ragazzi. E questo è quanto. Questi erano i cambiamenti più importanti. Nemesis, il Sir e l'Heirloom di Horizon. L'Heirloom di Horizon è stupendo. È veramente bellissimo. Sono cattivissimi, sono. Va bene, ragazzi, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. Seguitemi su tutti quanti i social che lascerò qui in descrizione e iscrivetevi al canale. Lasciate anche un bel like e commentate. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video.